Amici, bentornati sul canale 9000 Giri Elaborazioni Autosportive. Oggi vi presentiamo una chicca che raramente capita, una Ferrari. Questa è una 456 GT, quindi un modello del 1995, una prima serie questa macchina qua. Diamo due dati sulla vettura prima di descrivere quello che stiamo facendo. Questa è una Gran Turismo 2 più 2, quindi una macchina molto particolare. Dai dati che ho ricavato è la macchina che è stata prodotta per più anni, nel senso che è stata prodotta dal 92 al 2003. Quindi è una macchina che ha segnato un percorso importante appunto nella Ferrari per vari motivi. Uno, per i dati di produzione. Due, un'altra cosa significativa, che per l'epoca è stata la prima Ferrari con lo spostamento del motore da posteriore ad anteriore, quindi un 12 cilindri, 5.500 di cilindrata, che però è stato montato anteriormente, quindi diciamo una macchina più utilizzo più comodo rispetto alle classiche Ferrari totalmente spostate all'utilizzo sportivo. Quindi altri due dati che caratterizzano questo tipo di vettura sono lo stesso motore che montava il 550 Maranello, quindi come ho detto prima, un 5.500 di cilindrata V12 con 442 cavalli e 550 Nm di coppia, quindi per l'epoca sicuramente stiamo parlando di un motore molto molto prestazionale, che poi è stato sviluppato e montato anche su altre vetture successive, appunto tipo il 550 Maranello. Il design è stato fatto da Pininfarina, come una buona parte dei prodotti Ferrari, e direi che è una macchina che sicuramente è una linea di rottura, nel senso che rispetto alle classiche Ferrari, la 355 piuttosto che anche la 550 Maranello, è una Ferrari che ha una visione diversa, è stata concepita proprio per un utilizzo e per una visione diversa. Comunque ha avuto un successo molto importante, perché da quello che ho letto appunto tantissime persone all'epoca famose sono rimaste affascinate da questa macchina, da questa linea, e ne hanno voluta comprare una. Veniamo nello specifico a quello che ci ha commissionato il cliente. Diciamo, il cliente l'ha comprata usata questa macchina, era già stata parzialmente ritoccata, quantomeno come motore, diciamo che la parte motore è stata già messa a posto, nel senso che una delle caratteristiche, secondo me, abbastanza impegnative per chi vuole collezionare una Ferrari è il discorso della cinghia di distribuzione, quindi sappiate che per qualunque Ferrari d'epoca, grosso modo nei 5.000 km bisogna cambiare la cinghia di distribuzione. Cambiare la cinghia di distribuzione su motore Ferrari significa tirare giù il motore per cambiare questo componente, quindi con una spesa, un budget che sicuramente sorpassa e anche di molto i 5-6 mila euro, quindi questo lavoro qua era già stato fatto. Quello che mancava erano più che altro lavori di dettaglio, quindi abbiamo risistemato la parte moquette perché era molto vissuta. Oltretutto, la cosa strana di questa macchina è che la moquette laterale, cioè quello che riguardava il laterale del tunnel, era completamente assente da termoisolante, per cui questa macchina cacciava un caldo che era veramente una cosa incredibile. Quando abbiamo smontato per rifare o per sistemare appunto i pannelli, ci siamo accorti che tutta la parte laterale del forno assorbente era stata tolta, non si capisce bene il motivo per il quale l'abbiano tolta, quindi abbiamo rivestito nuovamente tutto il tunnel, perché la cosa importante, di là della moquette, la cosa importante è che il tunnel avesse questa copertura, perché ovviamente, come potete ben pensare, un V12 di questo genere sviluppa un calore che è veramente incredibile. Abbiamo sistemato la parte di tappezzeria, soprattutto i tappetini laterali, non tutto ovviamente, abbiamo fatto alcune parti di carrozzeria. Già che ci siamo, faccio notare questo cliente è un nostro vecchio cliente ed è molto amico di Arturo Merzario, infatti qua c'è una targa dedicata
con la firma di Arturo Merzario. Quindi diciamo che la parte moquette l'abbiamo sistemata, abbiamo sistemato completamente il funzionamento del sedile lato passeggero, perché era un sedile che aveva preso dei giochi importanti, aveva anche il meccanismo elettrico che non funzionava più, quindi abbiamo sistemato il funzionamento, adesso è perfetto, abbiamo sistemato il funzionamento del sedile lato passeggero. Nella parte baule c'era tutta la parte, non si capisce bene chi l'avesse usata prima, diciamo che tutta la parte di tappezzeria originale era molto rovinata, allora piuttosto che fare una moquette ex novo abbiamo fatto un tappetino, abbiamo fatto fare al tappezziere un tappetino su misura in modo tale da andare a coprire queste anomalie, perché chiaramente non è certo bello vedere la moquette con delle parti a brase. Poi altra cosa che ci aveva chiesto il cliente di questa macchina, non si capisce anche lì come mai era priva dell'impianto audio, o quantomeno siamo riusciti a recuperare i pezzi d'epoca, quindi il porta CD d'epoca, che chiaramente adesso è veramente un pezzo d'antiquariato, però quello è proprio il suo originale che va alloggiato nel carica CD, che va alloggiato nella parte predisposta della Sony, e poi la parte radio, se riuscite a trovare, questa è una Sony dell'epoca, vabbè, marchiata Ferrari, comunque è fatta dalla Sony, se riuscite a trovare, usato ovviamente perché si vede un po' dai tastini, una radio esattamente specifica per questa macchina. Qua c'era un buco, un vano per mettere degli oggetti, ma era veramente brutto, quindi oltretutto abbiamo rifatto anche le casse, i cablaggi, cioè tutto l'impianto audio era veramente molto molto sofferente, quindi mancavano i due pezzi. La cosa bella è aver trovato i due pezzi, che a questo punto erano quelli esatti di questa macchina, quindi senza fare facciugate strane o cose strane, e quindi anche questa parte qua l'abbiamo sistemata. Adesso rimangono da fare sostanzialmente due tipi di lavori, uno che dal mio punto di vista è il più impegnativo, nel senso che quando il cliente ci ha portato la macchina, dalla parte posteriore veniva fuori veramente un odore di benzina molto molto consistente, non era classica piccola perdita, viene fuori un odore di benzina molto consistente, e qui a un certo punto ci siamo posti la domanda del perché, cioè è anomalo che su una macchina di questo genere ci sia un odore di benzina di questo tipo. Quindi anche lì, documentandoci, siamo arrivati a conclusione, cioè è un lavoro che diciamo è in programma la prossima settimana. In sostanza dovevamo tirare giù il serbatoio che è posizionato nella parte posteriore, dove sono alloggiate le due pompe benzina con le relative tubazioni. E un classico difetto di questa macchina è appunto dato dal fatto che queste due pompe, con l'andare degli anni, una macchina che ha ormai quasi 30 anni, diciamo 28 anni, le pompe stesse, ma soprattutto le tubazioni, tendono a sbriciolarsi. Quindi lì sicuramente c'è una parte, diciamo, o della pompa, o delle pompe, sono due, o delle tubazioni, che sicuramente devono essere ripristinate. Quindi bisogna guardare sia la parte del serbatoio, sia la parte anche dei tubi anteriori che poi portano la benzina dalla parte posteriore direttamente al motore. Quindi il discorso di questo lavoro è un discorso delicato, perché è ovviamente una delle cause principali del fatto che ogni tanto queste macchine qua prendono fuoco, cioè quindi al di là di qualunque lavoro estetico di abbellimento, questa è la parte centrale del lavoro che ci è stato affidato, dobbiamo risolverla assolutamente, perché viceversa la macchina va in giro a rischio. Tant'è vero che un altro lavoro che dobbiamo fare, quindi adesso a livello di tempistica vediamo come organizzarci, è il contachilometri che non funziona. Noi uno dei lavori, questo tipo di genere di lavoro, lo affidiamo esternamente a dei professionisti che lavorano appunto sul contachilometri. Ci siamo già accordati di affidargli tutta la macchina, non ha senso andare a smontare noi il contachilometri, quindi sposteremo la macchina, probabilmente prima di fare il lavoro del serbatoio sposteremo la macchina da questo tachimetrista e la sposteremo con carro attrezzi, non vogliamo rischiare appunto che nel tragitto da qua al tachimetrista succeda qualcosa, quindi domani arriverà il carro attrezzi, la carichiamo sul carro, il lavoro del contachilometri
verrà fatto appunto da un professionista, perché non vanno più né le lancette né il segnachilometri. Una volta che tornerà, metteremo a posto questo discorso qui, che è quello fondamentale, oltre al fatto che ogni tanto a livello idraulico, anche qui una cosa da sistemare e mettere a punto, come tante macchine che hanno i fari a scomparsa, c'è un collegamento pneumatico. Di solito l'apertura di queste palpebre viene fatta attraverso un collegamento pneumatico, e ogni tanto, se c'è una perdita di pressione in un circuito piuttosto che nell'altro, ogni tanto una di queste palpebre qua non si alza, cosa che appunto succede su questa macchina. Quindi direi macchina molto particolare e tipologia di lavori molto particolare, quindi non è una, non sapete neanche se descrivere un tipo di riparazione o di lavori veramente iper specializzati, perché questo discorso della dell'odore di benzina, so che il cliente l'ha fatta vedere già in alcuni posti, e siccome è un lavoro abbastanza impegnativo, perché tirare giù il serbatoio di questa macchina non è una passeggiata, tutti quanti hanno cercato sempre di sorvolare, per cui il fatto, se riusciamo a metterlo a posto, come assolutamente sono sicuro che riusciamo a sistemarlo, sarà sicuramente una grossa soddisfazione sia per noi che per il cliente, visto che è un cliente particolare, ci affida sempre macchine molto interessanti, non possiamo certo deluderlo su una cosa di questo genere. Io direi che per il momento è tutto, poi casomai quando ci tornerà, quando avremo finito tutta la parte che adesso è ancora rimasta in sospeso, magari faremo un aggiornamento a livello di puntata. Comunque per il momento mi sembra di avervi descritto, ecco già da qua si sente la puzza di benzina, senti che roba, una roba già da qua. E quindi direi che per il momento è tutto, ci rivedremo magari fra un po' di tempo per farvi un aggiornamento e per dirvi se finalmente se riuscite a sistemare questo problema che ci lascia molto in ansia fin tanto che non andremo a portarlo a termine. Per il momento è tutto, come al solito vi invito a consultare il sito www.nominagiri.it per qualunque genere di informazioni, chiamatemi pure in sede quando volete, sono lì tutta la settimana a disposizione di chiunque. Quello che vi chiediamo è cliccare sulla campanella e soprattutto iscrivetevi al canale in maniera tale da rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Un saluto, alla prossima!